Gentili amici, ben ritrovati su Juventus Una Signora per Due. Come sempre vi raccomandiamo di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanellina, di lasciarci un bel like. Questa sera sono molto fortunato perché ho un illustre ospite, uno juventino doc, un allenatore, quindi più di così veramente non so che cosa si possa desiderare. Orfeo, siamo in pieno calciomercato, è plausibile sognare con Di Maria, l'abbiamo visto mercoledì in grande spolvero, un giocatore che fa la differenza, con il probabile arrivo di Pogba. Come vedi questa Juventus in questa fase? Ciao ragazzi, buonasera a tutti o buon pomeriggio, qui siamo quasi all'imbrunire, però dai. Tutto bene ragazzi, beh, sono molto fiducioso, quello sì, insomma, ho fiducia nella Juventus, sono certo che dopo 2 anni vorrà costruire una squadra pronta per ripartire e per puntare a vincere ancora qualcosa di importante, per non lasciare nulla agli altri, almeno nel nostro campionato. Poi si parlerà per quanto riguarda invece le competizioni europee. Per il momento dobbiamo ritornare ad essere protagonisti nel nostro campionato. Il ritorno di Pogba, e chiamala minestra riscaldata, e chiamala come vuoi, ma chi se ne frega. È un grande giocatore, noi abbiamo bisogno di riequilibrare un po' quel centrocampo, quindi se viene lui sicuramente sistemiamo un po' di cose. E come dire, nell'atteggiamento difensivo, ma soprattutto quello propositivo. Mi piace l'idea che giochi là alle spalle di Vlahovic, che possa assisterlo con la sua esperienza, perché ormai è un giocatore che, insomma, gioca a calcio da tanti anni a livelli internazionali, a livelli mondiali, con la nazionale, fa delle grandi cose, quindi è un giocatore che sicuramente ci può portare del valore aggiunto e magari anche qualche gol, cosa che manca per esempio al nostro centrocampo. E poi magari se arriva anche Di Maria, un po' la ciliegina sulla torta. Non è che poi la Juventus ha bisogno di chissà quanti giocatori. Io credo che con 3 giocatori di livello si possa mettere a posto questa squadra, come dicevo prima, ad essere estremamente propositiva e credibile anche. Mi fido, io sono un allegriano, purtroppo non me ne vogliano gli anti-allegri, ma io sono un allegriano. Ha rilasciato una dichiarazione qualche giorno fa e ha detto poche come la Juventus, anzi la Juventus non avrà eguali dal punto di vista della disponibilità dei giocatori, della profondità della rosa. Quindi è chiaro che con questa affermazione si prende delle grosse responsabilità, ci mette la faccia, tanto ne ha di anti-allegriani, in quel caso lì ne avrà ancora di più. Esatto. E quindi voglio pensare che, insomma, che se ci crede l'allenatore è già una bella cosa, anche se qualche volta nelle sue dichiarazioni ci ha un po' stupito. Però ecco, io voglio essere fiducioso, sono uno juventino, non sono un juventino che attacca sempre la Juventus, perché purtroppo un po' sono infastidito, no? Da tanti juventini che attaccano sempre la Juventus. È vero, abbiamo avuto qualche problema, però ragazzi abbiamo vinto anche per 9 anni consecutivi, insomma, dobbiamo cercare di ricordare quello che è stata la Juventus, ma non molti anni fa, nel tempo recente, dobbiamo ritornare anche a festeggiare. Avete visto le altre squadre quando vincono una Coppa Italia, vincono una Supercoppa, vincono qualsiasi cosa, come festeggiano? Noi negli ultimi anni ci siamo un po' persi sotto questo aspetto. Ritorniamo ad essere juventini e credere nella Juventus. E quindi questo è il momento, secondo me, buono. Credo che questi 2 anni non sono stati un fallimento, però credo che abbiano lasciato qualche segnale, qualche scoria, e da qui si debba assolutamente ripartire con grande entusiasmo. Confido nel mercato della Juventus, i nomi sono di primo piano. Certo, ci sarebbe da migliorare qualche cosa nel reparto difensivo, perché anche lì bisogna mettere, come dire, intervenire. Tatticamente, tu vedi questo 4-2-3-1, quindi con 2 centrocampisti e Pogba come nel ruolo di rifinitore, o rivedi un po' il Pogba del primo ciclo allegriano? No, io lo vorrei là davanti, trequartista, come dicevo prima, alle spalle di Vlahovic, però è giocatore capace oggi di giocare lì, esattamente dove mi piacerebbe vederlo, ma anche di fare la mezzala, come ha fatto tempo fa. Quello che non vorrei, però posso anche capire, dipenderà molto dal mercato, vederlo lì davanti alla difesa, ecco, mi sembra un po' sprecato, anche se, insomma, bisognerà comunque trovare una soluzione. Se l'idea di giocare con due mediani a me piace, uno di grande marcatura e uno di regia, adesso si sono fatti i nomi di Jorginho, non so se è proprio il profilo ideale, però per dare l'idea è un giocatore con quelle caratteristiche lì, capace di inibire, mascherare la difesa e dare una mano alla difesa
nella fase di non possesso, però giocatore capace anche di costruire, non riusciamo mai a mettere una palla in profondità. Una palla in profondità, ragazzi, lo sappiamo tutti, non c'è bisogno di essere allenatori, una palla diritta, diritta verso la porta e non in orizzontale. Io credo che serva un giocatore con queste caratteristiche, poi con palla davanti a gamba, è forte sulle palle alte, insomma, dai. A sinistra, Udoge, Molina. Molina più che Udoge, perché Udoge è un ragazzo molto giovane, interessante, sarebbe comunque da prendere se la Juventus ha la possibilità di prenderlo, perché bisogna pensare che Pellegrini probabilmente Allegri non lo vede, non ho mai capito, un po' ci ha messo del suo in negativo anche Pellegrini, sempre qualche problemino, ma non per colpa sua ovviamente, però qualche problemino atletico, quello che è inaffidabile, ma questo è risaputo, non me la prendo mai troppo con i giocatori, però con alcuni giocatori sono stato molto severo. Uno è stato Bentancur e ce ne siamo liberati. Adesso dobbiamo liberarci anche di Alexandro, ma a quanto pare non è facile perché è un ingaggio importantissimo, quindi liberarci di un giocatore così credo che sia quasi impossibile. L'importante è che venga relegato a giocatore di seconda fascia, quindi in panchina, e lì serve trovare un giocatore di un certo livello, che abbia gambe, che abbia personalità, che vada a fare qualche cross, perché Vlahovic aspetta anche i cross da destra e da sinistra. Da destra in qualche modo c'è Cuadrado, i cross li fa. Ma da sinistra, ragazzi, sono 3 anni che non vediamo un cross, 3 anni, cioè arriviamo là e poi torniamo indietro. E questo non è più proponibile, ci vogliono giocatori un po' alla Premier, cioè che puntano, che hanno coraggio, che creino la superiorità numerica. E quindi dai, A io credo che proposito si di voglia andare verso questa Vlahovic, direzione. il vice Vlahovic, tu credi ancora in Morata? Personalmente credi che alla fine verrà fatta un'offerta al ribasso oppure si andrà a cercare un altro giocatore? Ma io credo che si vada verso un altro giocatore, poi dipende molto anche dall'Atletico che non ha in questo momento interesse ad abbassare come dire, il costo del cartellino del riscatto, insomma, del giocatore. E quindi aspetterà l'ultimo momento, ma la Juventus non può aspettare fino all'ultimo giorno di mercato, deve trovare le condizioni migliori per trattarlo adesso e se non riesce a trattarlo e tenerlo, perché comunque il giocatore che dopo l'arrivo di Vlahovic ha giocato in un'altra posizione a lui molto più congeniale. E quello è il suo ruolo, cioè può fare l'attaccante esterno, può fare la seconda punta, certo, che là davanti a fare la prima punta, spalle alla porta, ha incontrato un sacco di difficoltà e purtroppo non l'abbiamo visto con un buon occhio. Quello che doveva fare quel gioco lì era Kane, che ha fallito clamorosamente. Insomma. Quindi le nostre aspettative su questo giocatore, che secondo me non è da Juventus, poi si è fatto bene al Paris Saint-Germain. Questo è possibile per tutti, ma anch'io e Daniel, se ci alleniamo un pochettino in quella rosa lì, insieme a quei grandi giocatori lì, un quarto d'ora lo facciamo anche di buonissimo Tu di livello, sicuro, eh. io un po' meno. Ma sì, ma tutti e due, credimi. Invece quando ti devi caricare sulle spalle le responsabilità di decidere le partite che si vedono i giocatori, lui purtroppo questo la Juventus non l'ha dimostrato in un momento in cui proprio aveva bisogno. Quindi evidentemente è un buon giocatore, che però con le ambizioni che ha la Juventus non ci sta dentro. Ringrazio Orfeo per questo Ma io ringrazio intervento. te, ringrazio tutti gli amici che ci seguono e In quindi vi particolare auguro, Massimo Tadorni, che ma conosci certo, un benissimo. abbraccio a Massimo sempre, come faccio a non abbracciarlo così virtualmente? E niente, vi saluto alla prossima, ma fiducia estrema, siate Juventini sempre, fino al midollo. Ah, ciao. Ciao.